Sì, la voglio sentire! Fatemela sentire, fatemela gustare, fatemela udire! Per un'altra volta, finché ancora c'è la speranza, finché ancora c'è una possibilità. Milan, Milan, sempre con te. Voglio sentirla ancora finché c'è sempre un briciolo di speranza. Finché ancora ci dobbiamo credere, ancora non è finito niente. Ancora siamo lì in gioco e possiamo dire sempre la nostra. Benvenuti, angoletto rosso-nero. Pre-Champions League. Like e campanella attiva. Raga, io ci credo. C'è una remota, piccolissima possibilità. Ma io ancora ci credo. Io credo nell'impresa. Che succeda l'impensabile domani. L'impensabile. Fiducia ai nostri ragazzi. Basta critiche del cazzo dopo Fiorentina-Milan. Basta critiche del cazzo. Appoggiamo questi ragazzi, difendiamoli. Dobbiamo esserne orgogliosi. Orgogliosi. Ricordatevi che cazzo facevamo fino a un anno e mezzo fa, due anni fa. Ricordatevelo, rimembrate indietro nel tempo. Per molti, secondo me, hanno la memoria corta. Corta. Dai. Raga. Siamo in quelli di Madrid. Dura, lo so. È dura. Ci sono delle assenze pesanti, ma ad ogni modo anche loro hanno delle assenze importanti. Abbiamo visto che sono perforabili, che si possono infilare, se vogliamo possiamo infilarli. Anche loro non vanno tanto bene nella Liga, sono un po', hanno una certa discontinuità di risultati, devono trovare la loro... Il loro assetto, si devono assestare. Io spero, ma sono convinto che la partita di Firenze non abbia intaccato e non intaccherà minimamente quello che abbiamo fatto, anche la convinzione dei propri mezzi che abbiamo. Sarà difficile, sì, molto probabile che sarà l'ultima chance e poi andremo a giocarcela così solo per la presenza contro il Liverpool. Però, la palla è rotonda, se va dentro una, succede il finimondo. Terne arbitrali, direzioni di gara, permettendo, perché bisogna fare anche conti con quelle lì, perché non giochiamo contro 11, giochiamo in Champions League, soprattutto giochiamo contro due squadre, e la squadra avversaria, arbitro e guardaline, quarto uomo, e tutto il VAR, e tutta la postazione VAR. Sicché non ci facciamo mancare niente, siamo abituati a affrontare tutti e tutto, tutte le avversità. Io voglio solo, ragazzi, domani sera, comunque vada, che ne usciamo a testa alta, come abbiamo fatto finora, tranne la parentesi di Oporto, come abbiamo fatto ad Anfield, come abbiamo fatto a Milano contro l'Atletico, e anche col Porto sempre a Milano. A testa alta, era quello che da un certo punto di vista mi aspettavo questa cosa, che si vivesse questa situazione, questa fase in Champions League. Non siamo del tutto pronti, lo abbiamo visto, ci manca esperienza, siamo molto ingenui, abbiamo molti giovani e due giocatori soli che l'hanno disputata, non è che ti possono cambiare le sorti di un'annata in Coppa. Però, raga, indisponibili, squalificati, infortunati o no, andiamo là, dobbiamo fare tutto, fino al limite dello strapazzo, fino all'inverosimile della forza fisica umana. Usciamo a testa alta, perdiamo, pareggiamo, non me ne frega un cazzo, mai è molto difficile, però che sia mai, che ci troviamo poi a Milano con il Liverpool, che succede l'impensabile, che ci giochiamo, se non la passaggio del turno, addirittura
almeno l'entrata in Europa League, che farebbe sempre comodo per il cammino europeo, per l'esperienza da fare in campo internazionale per tutti i ragazzi, per tutta la squadra e la dirigenza. Ok? Testa alta, io ci credo. Io ci credo. Abbasso i tifosetti del cazzo, indegni, infiltrati, perché secondo me tanti sono infiltrati. Io ci credo. La speranza è sempre l'ultima a morire. Sappiate questo, sappiatelo. E detto questo, voglio risentirla un'altra volta, perché forse è l'ultima volta che la sentiamo con un briciolo di speranza. Che ancora ci sorregge, sentiamola insieme, dai. The champions are me, the champions.